ADN Cronos. Il Parlamento europeo bloccherà la conferma della nuova Commissione finché gli Stati membri non faranno partire il processo di riforma dei trattati. Questa è la proposta battagliera di Brando Benifei, eurodeputato del PD e candidato per un nuovo mandato, per sbloccare il processo decisionale e cambiare il sistema di governance. Senza queste riforme, l'Unione rischia la paralisi. Benvenuta e benvenuto a Eurofocus di ADN Cronos, il nostro podcast dedicato all'universo Europa. Unisciti a noi per conoscere e soprattutto comprendere le scelte che definiranno il nostro futuro. Buona giornata, io sono Giorgio Rutelli e oggi con me c'è Brando Benifei, eurodeputato del PD, candidato nella circoscrizione Nord-Ovest, nonché uno dei relatori dell'AI Act, il regolamento sull'intelligenza artificiale appena approvato in via definitiva e che sarà pienamente operativo fra 2 anni. Come vede il cammino di queste norme, che sono le prime al mondo a disciplinare questa rivoluzione tecnologica? Sicuramente l'AI Act è una delle leggi più rilevanti di questa legislatura ed è stato oggetto di un lungo negoziato per riuscire ad avere una legge che fosse davvero adeguata ad affrontare un cambiamento come questo, quello dell'intelligenza artificiale, costruendo un insieme di regole che possa difendere le persone dai rischi, creare fiducia, contribuire anche a aumentare la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale con la sicurezza di essere tutelati rispetto alle problematicità che esistono e quindi un'attenzione ai dati che vengono usati anche per contrastare possibili rischi di discriminazioni, di utilizzo dei dati in maniera impropria. Pensiamo a sistemi che selezionano i curriculum che hanno imparato a discriminare donne o persone non bianche, oppure la questione del contrasto alla disinformazione, il rischio ad esempio del uso oggi dei deepfakes per rappresentare persone, dire e fare cose che non hanno mai detto né fatto e che oggi con l'intelligenza artificiale è sempre più facile realizzare. Quindi metteremo un sistema di etichettatura, di controllo e di riconoscibilità di questi contenuti, così come un set anche di divieti di alcuni utilizzi di intelligenza artificiale considerati troppo rischiosi. Pensiamo all'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento delle emozioni dei lavoratori e degli studenti, noi l'abbiamo vietato, così come le telecamere a riconoscimento biometrico usate non per la ricerca di criminali o vittime di crimini particolarmente gravi, che è possibile attraverso questo regolamento, ma un uso indiscriminato per mettere di fatto le persone sotto controllo. Ecco, abbiamo quindi costruito un sistema di regole che ha l'obiettivo di creare fiducia nell'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale, perché aumentandone l'utilizzo in maniera sicura noi possiamo aumentare la produttività, il valore aggiunto, le opportunità per le persone. Servono però non solo le regole, ma anche politiche di investimento, politiche industriali europee sull'intelligenza artificiale, la ricerca comune. Insomma, è un tema veramente molto politico di come si porrà l'Europa anche rispetto al suo futuro. Invece, quali sono i suoi obiettivi per la prossima legislatura europea? Io credo che il primo punto nella nuova legislatura sia aprire il processo di riforma dei trattati, perché abbiamo bisogno che la proposta che il Parlamento europeo ha già approvato alla fine della scorsa legislatura di riforma che superi il meccanismo dei veti, dia più forza al Parlamento europeo e alla Commissione, vada avanti, anche per far emergere il fatto, in cui io credo molto, che alcuni governi, alcuni paesi, alcune forze politiche sono pronte, altre arretrano, fermano questo cambiamento. Pensiamo ai veti del solito Orban, diciamo spesso al centro delle cronache, e credo che far emergere le differenze serva anche a chiarire dove stanno le varie forze politiche, i vari paesi, e anche decidere se qualcuno, come io penso sia necessario,
non dovrebbe fare un passo avanti a partire da chi ci sta, mettendo insieme i paesi disponibili a fare un passo avanti nell'integrazione, anche quindi differenziandola. Penso che l'inizio della nuova legislatura debba partire da questo, debba partire da questa consapevolezza che non è possibile lasciare l'Unione nelle condizioni di oggi, cioè con una forza politica, soprattutto su questioni centrali come la politica estera, quella di bilancio e quella fiscale, lasciata a metà, bloccata dai meccanismi dell'unanimità. E quindi per me si parte da questo, perché poi continuare in una politica sociale comune, continuare con il lavoro sulla transizione ecologica, continuare a costruire e migliorare la capacità competitiva dell'Europa e la sua capacità di sostenere chi rimane indietro, le persone che vivono situazioni di disagio, sono tutti esempi, solo degli esempi fra le varie cose, che oggi si possono portare avanti se l'Europa acquisisce una sovranità condivisa più forte. Quindi io partirei da qui per il programma di legislatura, facendo usare fino in fondo i poteri che ha al Parlamento europeo, il quale può bloccare l'avvio della nuova legislatura, della nuova Commissione europea, dicendo: noi per far andare avanti il lavoro delle altre istituzioni vogliamo prima una risposta su ciò che noi abbiamo già proposto, cioè una riforma dei trattati. Ci sono almeno 13 paesi contrari a una riforma dei trattati, ma secondo Benifei vanno messi di fronte alle loro responsabilità, come avvenne con Ungheria, Finlandia e Olanda ai tempi del Recovery Fund, che poi è diventato il PNRR. Secondo lui bisogna dare una scossa agli stati membri recalcitranti. Il Parlamento la sua proposta l'ha presentata. Ora bastano 14 voti favorevoli per far partire il processo. Staremo a vedere se l'ostruzionismo, che è un'arma chiave in molti parlamenti nazionali, può essere lo strumento per arrivare alle agognate riforme. Eurofocus è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adnkronos.com. Musiche su licenza Machiavelli Music.